Ben ritrovati da Giuseppe Tamponi, siamo su Casendo Online. Ci troviamo oggi a Soleminis, una bellissima giornata, una splendida manifestazione e vogliamo intervistare qui il sindaco, a cui chiediamo di illustrarci questa giornata meravigliosa e questo appuntamento importante che sta vedendo un afflusso di pubblico veramente notevole. Grazie per l'opportunità. Quella di oggi è una giornata speciale da diversi punti di vista. Innanzitutto è l'occasione perché Soleminis possa mettere in vetrina le proprie bellezze e sono tante. L'invito quindi è quello di accorrere numerosi per l'intera giornata, proseguiremo a tutta sera e poter in questo modo sperimentare le opportunità dal punto di vista gastronomico, enologico, artistico, culturale in generale. Suoni Divini è una manifestazione che si inserisce nell'ambito della più ampia cornice del progetto fortemente voluto dall'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. Questa è la quinta tappa, per cui il ringraziamento speciale va prima di tutto alla organizzazione che ha curato l'intera regia, e mi riferisco all'Associazione Culturale Enti Locali per lo Spettacolo e la Cultura. Una organizzazione magistrale che ha consentito di mettere in scena tutto quello che possiamo vedere passeggiando per le vie del paese. Suoni Divini è la prima edizione, per cui l'abbiamo accolta con grande entusiasmo, con grande enfasi, ancora di più per un motivo aggiuntivo, perché il 2023 è per Soleminis l'anno della 350esima ricorrenza rispetto alla rifondazione del paese in epoca moderna, per cui c'è anche in questa manifestazione odierna un richiamo, una connotazione storica che rievoca sostanzialmente il periodo in cui Soleminis uscì stremato dalla terribile epidemia di peste proveniente dalla Spagna nel XVII secolo e come in quell'occasione Soleminis ebbe modo di risollevarsi dai dolori e dalle sofferenze dell'epidemia, così oggi questa rappresenta una occasione per rilanciare il paese con le sue proposte e con le sue enormi ricchezze. La manifestazione è incentrata sul tema del vino, per cui penso sia utile ricordare che rispetto ai circa 160 ettari di impianti a vitigno che oggi il territorio comunale vanta, una buona parte probabilmente sfugge dal controllo di una catalogazione ufficiale perché è riconducibile a esperienze di natura privata che tuttavia sono utili a salvaguardare e tramandare le tradizioni. E un'altra buona parte invece è riconducibile alla forma organizzativa imprenditoriale di due importanti cantine. Mi riferisco nello specifico alle cantine Lecis, che hanno sede proprio nella collina prospiciente in località Terra Isparas, e alle tenute Carlo Pili che sovrastano il territorio in località Misa. Due bellissime località che fanno parte sempre del territorio del comune di Soleminis. Sicuramente questa manifestazione darà modo a chi non conosce ancora questo splendido territorio e questa bellissima località, perché veramente noi oggi lo stiamo visitando, ma tanti ancora non la conoscono, ma stiamo notando il gradimento altissimo delle persone, dei visitatori che stanno arrivando veramente numerosi, quindi io voglio fare i complimenti al sindaco, all'amministrazione e a tutta l'organizzazione, perché veramente la manifestazione credo che risulterà notevole. È un grandissimo successo, ci tengo già a dirlo perché vedo già la situazione. E voglio ringraziare il sindaco perché veramente la manifestazione è notevole e augurando di poterci incontrare in successive manifestazioni sempre così ben organizzate e con questo grande successo di pubblico, perché veramente oggi stiamo parlando di un grandissimo successo. Se devo essere sincero, neppure noi diciamo aspettavamo una risposta in queste proporzioni, in questi termini, però devo anche riconoscere che nel momento in cui è stata formulata la proposta di organizzazione di un evento di questa portata c'è stato da subito un grande riscontro, molto positivo, per cui l'entusiasmo si è potuto percepire fin dagli inizi, ad esempio a livello locale, da parte di tutti gli operatori commerciali. Si sono strutturati, organizzati per poter
veramente nell'intera giornata presentare una proposta di carattere enogastronomico, diciamo, all'altezza della situazione. Un ringraziamento assoluto proprio per la portata del lavoro che svolgono va reso all'associazione Prologo di Solemnis e all'associazione Ismassaius de Santus Idorum. Sono sicuro e chiaro di dimenticare qualcuno, come sempre capita in questi casi, però devo riconoscere in termini un pochino più generali che c'è stata una grande adesione dall'intero mondo dell'associazionismo a livello culturale e sportivo al volontariato in tutte le sue espressioni, in tutte le sue manifestazioni, insomma tutti ingredienti che inevitabilmente concorrono a rendere quantomeno attraente e interessante. Poi se sarà grande o meno lo diremo magari a fine serata, domani risvegliandoci più sereni, comunque concorrono a rendere interessante e stimolante l'intera manifestazione. Per noi giovane amministrazione è questa l'occasione per continuare a fare di più e meglio, e ovviamente, siccome non nascondo, come dire, di essere sostenuto alle mie spalle da una nobilissima rappresentanza del mondo automobilistico, un ringraziamento davvero accorato va agli amici dell'associazione AMAME, l'associazione Automoto d'Epoca di Monserrato, per avere saputo e potuto organizzare una raduno, una esposizione di auto d'epoca di questa proporzione. A dire il vero, il fenomeno per Solemnis non è nuovo, perché era già capitato, credo, sul finire dell'anno 2017-2018, però oggi diciamo che la proporzione è decisamente più vasta e più significativa. Anche la qualità degli esemplari esposti è di tutto rispetto, per cui un'amministrazione non può rimanere insensibile rispetto a questa grande partecipazione, a questa grande risposta, in ordine ad un invito che è nato forse inizialmente in maniera un pochino timida, ma che oggi deve concludere, che evidentemente è partito sotto i migliori auspici. Ringraziamo il sindaco, per gli amici di Caseddu Online, per tutto il nostro pubblico. Proseguiamo adesso facendo vedere nei dettagli queste bellissime auto. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Siamo con Marco Ambu, presidente dell'associazione AMAME di Monserrato, a cui chiediamo anche lui un parere su questa manifestazione che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico e di appassionati e tantissime auto d'epoca. Ma una bella giornata, una giornata di festa. Doverosi ringraziamenti all'amministrazione comunale di Solemnis, è stata sicuramente un'occasione anche per ritrovarci, per vedere tante auto d'epoca, e diciamo che oggi segna un po' l'inizio di una stagione di raduni, di mostre, e dunque speriamo da qui in avanti di ritrovare tanti amici, tante auto d'epoca e di fare festa tutti assieme. Grazie Marco, complimenti. Grazie a voi, grazie. Siamo in compagnia di Augusto Viola, proprietario di questa stupenda auto, meravigliosa, a cui chiediamo di darci qualche informazione, qualche dettaglio. Sì, allora, io sono un collezionista di auto storiche, ne ho diverse, e questa qui, diciamo, è il top, la chiamano la regina della strada. È una Rolls-Royce Corniche dell'81, ancora una delle vetture che facevano completamente a mano. È molto molto bella, argento con il cuoio blu, cappotta blu elettrica, già aveva il climatizzatore diviso, già aveva la radio e le radiocassette divise, tutta in radica incisa a mano, diciamo è un po' un gioiellino. Targa sua originale nera, è una macchina molto bella, 6750, 3 al litro, però ci si fanno passeggiate. Grazie Augusto e complimenti per questa macchina che definirei assolutamente spettacolare. Grazie, grazie tante, grazie. Proseguiamo a far vedere al nostro pubblico queste bellissime auto. Abbiamo un'auto bianca e bianchina, una 112, alcune bellissime 500 tenuto in modo maniacale dai loro proprietari. Abbiamo una bellissima 2 cavalli special del 1983, una Lancia Fulvia. Sono tutte macchine tenute dai loro proprietari in modo impeccabile, auto che partecipano oggi a questa splendida manifestazione che sta destando l'interesse e la curiosità di grandi, di piccini e anche di persone più avanti con l'età. E sono tutte macchine che provengono da collezioni di appassionati,
appassionati che mettono tutta la loro dedizione e il loro impegno per conservare queste macchine in modo eccellente. Sono macchine che spesso sono iscritte ai registri di auto storiche, quelli più importanti a livello nazionale, e che vengono esposte in occasioni come queste per la gioia di tutto il pubblico, dei visitatori. Ecco amici, siamo con Felice, a cui chiediamo di parlarci di queste bellissime auto esposte oggi a Solevis. Allora, questa qui è una Topolino B del 49, è un pezzo piuttosto raro perché la Topolino è stata purtroppo una macchina che è stata rottamata in gran parte. E dietro la Topolino c'è un'altra macchina di pregio, che è una Lancia del 1959, è una cosiddetta convertibile, cioè allora non si usava il termine Spider perché Spider è arrivato con l'America, si usava convertibile perché ha due posti davanti e due postini dietro. Bellissima. Vediamo questa bellissima Ansaldo. Il pezzo forte della nostra associazione, uno dei pezzi forti, è un Ansaldo del 1927. È una particolarità, questa è l'unica macchina che abbiamo che ha le ruote di legno. È una cosa molto molto particolare. Molto particolare, allora erano, ecco. Poi niente, possiamo poi vedere anche queste auto. Ci possiamo spostare e vedere altre due auto molto belle. Una è una Augusta, che era il pezzo forte della Lancia, la macchina del re, la macchina di Mussolini, macchina importante. Sono tutte macchine che hanno la targa oro queste, per cui sono perfettamente originali come erano quando sono uscite. Questo è un 1100 del 1950, cosiddetto musone, perché lo si vede dalla foto. A fianco l'Augusta, che è il massimo della... Era, posso dire che questa era in competizione con la Balilla, solo che questa costava il doppio, per cui la storia c'era un po' di competizione, c'era, però il modello vettura è sempre era più o meno così. L'Augusta mi sembra che sia del 39. Okay. Grazie Felice, adesso proseguiamo nella visione delle prossime auto per i nostri ascoltatori. Siamo con Franco Salis, proprietario di questa bellissima auto, a cui chiediamo gentilmente di darci qualche informazione. Questa si chiama 505 Belvedere. È una macchina Fiat del 52, con una cilindrata di 570 centimetri cubici, con una potenza di 16,5 cavalli. Però... consumo 5,7 litri per 100 km, massimo 90 km all'ora, prezzo del periodo del 52 è 839.000 lire. Benissimo, complimenti Franco. Era la macchinina di un dottore, che si poteva permettere a spendere 812.000 lire. Complimenti, ringraziamo Franco per questa bellissima auto che viene esposta al pubblico. Fa la gioia di tutti gli appassionati e tutto il pubblico presente. In particolare per chi aveva il privilegio di Belvedere, con l'altro pubblico. Grazie Franco. Grazie anche a voi, buona giornata. Siamo con Felice e chiediamo di parlare anche di questa bellissima. Questa è un'auto che è stata restaurata in maniera maniacale. È un'Appia carrozzata da Pininfarina del 1950, però a vederla sembra uscita dalla fabbrica. C'ha 1000 di cilindrata circa, 1080 e cose del genere.
è una vettura molto bella e molto ben conservata. Bellissima, tenuta in maniera impeccabile. Sì, sì, ho detto restaurato, un restauro, si usa dire in gergo automobilistico, maniacale, proprio perché ogni particolare, ogni cosa è stato curato. Bene. Come del resto in quell'altra macchina che andiamo adesso. Sì, adesso andiamo a vedere un'altra auto. Ecco un'altra bellissima auto per il nostro pubblico. Questa è una Vale. Finora abbiamo visto solo macchine italiane. Questa è una macchina inglese degli anni 20-30. Non so la data precisa. Però è veramente anche questa è stata restaurata in maniera ottimale, basta vedere le cromature, i particolari. È un bel pezzo. È una macchina che è stata importata dall'Inghilterra. Grazie. Grazie, adesso buona passeggiata. Grazie, Felice. Siamo in compagnia di Gianpaolo e Monica. Qui a Soleiminis c'è una bellissima esposizione di abiti da sposa antichi e chiediamo a loro di darci qualche spiegazione per i nostri ascoltatori. Questi abiti sono stati fatti da mia madre, Fairina Zicca, quello più vecchio è del 1955 e quello invece più recente è del 1999, che lei ha realizzato essendo la sarta del paese, che per tutto il periodo della sua attività lavorativa. Ne ha fatto diversi, tantissimi, noi qua ne abbiamo una rappresentanza di 15, che sono quelli che abbiamo reperito nel giro di una ricerca molto, molto rapida, ma sappiamo che mia madre ne aveva realizzato veramente tanti, oltre che aveva realizzato abiti per la festa della Candelora, per il battesimo, per le comunioni e addirittura anche per le chiese. Una curiosità è che mia madre faceva anche gli abiti per i seppellimenti, perché le signore di una volta cosa facevano? Prima, quando arrivavano a una certa età, andavano da mia madre per farsi fare l'abito che poi veniva utilizzato per i loro seppellimenti. È una curiosità che non tutti sanno, ma è una cosa importante. Grazie. Grazie. Complimenti, grazie per queste preziose informazioni che saranno sicuramente interessantissime e attireranno la curiosità di tantissime persone. Ringraziamo, vogliamo far vedere magari alcuni di questi abiti stupendi.